A Milano. Allora? Non c'è nelle cantine. Han cercato dappertutto inutilmente. Stanno cercando nel locale del termosifone adesso. Aspetta, avete finito? Questo è l'ultimo. Va su da Emil, che ha bisogno di te. Svelto, svelto, svelto! Mi manda il capo. Bene. Sta attento. Questo è un nuovo tipo di un orologio di controllo. Qui ci sono le istruzioni. Se non si infila la chiave e non si carica ogni mezz'ora, suona l'allarme alla centrale di polizia. Hai capito? Certo. Bene. Hai capito sul serio? Di un po', non sono mica scemo. Non è né nel locale del termosifone né nella carbonaia. Abbiamo frugato anche sotto il carbone. Ehi, sei diventato scemo? E se per caso ci sono delle porte di sicurezza, vuoi avere addosso la polizia dopo 5 minuti? Ma dobbiamo pure entrare se vogliamo perquisire sistematicamente il palazzo. Ma non dalla porta, idiota! Per l'ufficio del primo piano, attraverso il soffitto. Niente. Avanti. Deve essere qui dentro. Qui c'è l'interruttore. Frugate dappertutto. Presto, presto. Io apro questa, tu pensa a quell'altra. Andiamo, andiamo, svelti. Svelti, svelti! Ecco. Ci siamo? Eh? Ho scoperto quella carogna, è nascosta in soffitta. Ho sentito battere dietro una porta e ho avvertito subito gli altri. Sono venuto giù soltanto per dirti cos'è successo. Grazie. Riusciremo a prenderlo molto prima del previsto. Già, certo. E se non era per me, lo cercavamo ancora per delle ore. Inquadriamo!
3, 1, 4, 314. 314. Ecco. Il guardiano ha dato l'allarme. Qualiamoci, ragazzi. E chi l'ha chiamata, la polizia? Il guardiano ha dato l'allarme. Andiamo, andiamo, svegli. Fermi! Fermi! Abbiamo ancora 5 minuti per sfrondare tutte le porte. Coraggio, svegli, svegli, svegli! Su, andiamo! Ah, non perdere tempo, è meglio fare così. Qui non c'è! Svegli, apri qua! Da, forza, forza! Neanche qui c'è nessuno. Svegli, non perdete tempo! Neanche qui. Sfonda quell'altra porta! Presto, abbiamo solo 3 minuti! Andiamocene, capo, qui facciamo la fine del sito! E non perdere tempo! Capo, qui non c'è nessuno, è inutile rischiare! Silenzio! Silenzio, non perdete tempo! Abbiamo solo 2 minuti! Eccolo, è lui! Svegli, svegli! Andiamo! Siete pronti? Svegli, su! Non perdere tempo! Fuori! Coraggio! Giù! Fuori, svelti, svelti! Via! Su! Volete muovervi? Eravamo al quarto piano. E con questo? Ma che pretende? Avanti, muovetevi! Cosa aspettate, maledizione? Ora arriva la polizia. Oh, finalmente. Coraggio! Coraggio! Abbiamo i secondi contati! Su! Non c'è nessuno qui. Buttami la corda. Non c'è nessuno. Ehi, buttami la corda. Che cosa aspetti? Accidenti. Se alzo le mani, cado. Non lo vedete dove sto? Fuori. E poi stavolta sono innocente. Come un bambino appena nato. Ora basta. Credo che tu sia innocente. Allora tutto è in regola, signor commissario. Posso andarmene, vero? Un momento. Sigaretta? Addio. Eccoti anche un fiammifero. A patto però che tu sappia dirmi chi è l'uomo che avete cercato e trovato in quel palazzo. Io non la capisco. Un uomo, ha detto? Io non so nulla, signor commissario. E qui ci deve essere un errore, creda. Io non so niente. Proprio niente. Naturale, naturale. Però non riesco a capire perché vuoi proteggere chi ti ha lasciato nei pasticci. Beh, i compagni scappano quando il terreno scotta e lasciano te nei guai. Begli amici. Questi sistemi con me non attaccano, signor commissario.